Vivi l'emozione del carnevale di Acireale. Tra il barocco, tra la gente, tra i coriandoli, riscopri il piacere del sorriso con la satira dei grandi personaggi in carta pesta. Ti aspettiamo ad Acireale il 30 e 31 gennaio e dal 4 al 9 febbraio. Divertimento assicurato! Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione, la cronaca in primo piano. L'ex patron del calcio Catania, Antonino Pulvirente, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Catania nell'ambito dell'inchiesta per bancarotta fraudolenta della compagnia aerea Winjet, di cui era presidente. Stesso provvedimento nei confronti di Stefano Rantuccio, amministratore delegato della società. Stavolta il calcio non c'entra, Manino Pulvirenti torna agli arresti domiciliari. Il proprietario del Catania e presidente di Winjet, e con lui Stefano Rantuccio, amministratore delegato della stessa azienda, finiscono nei guai per il crack della compagnia low cost, ammessa alla procedura di concordato preventivo con un passivo di oltre 238 milioni di euro. Per entrambi l'accusa è di bancarotta fraudolenta. Secondo gli investigatori, sarebbero state occultate perdite nel bilancio del 2005 con un'operazione di valorizzazione del marchio Winjet ceduto alla Meridi per 10 milioni di euro. Negli anni successivi, però, sostengono i PM, ci sarebbero state altre operazioni di fittizia sopravvalutazione di bilancio con il contributo di società estere. Oltre ai vertici societari di Winjet sono state indagate altre 15 persone, mentre ammontano a 20 milioni di euro i soli debiti nei confronti dei passeggeri rimasti a terra. In giugno Pulvirenti finì ai domiciliari per la presunta compravendita di partite, già punita dalla giustizia sportiva con la retrocessione in Lega Pro del Catania. I PM hanno tuttavia tenuto a precisare che il caso Winjet non ha alcuna relazione con il club rossazzurro, che adesso è in vendita. L'inchiesta Icaro, che ha portato all'arresto dei vertici della Winjet, è una delle operazioni più importanti e più complesse che si sono svolte a Catania in materia di reati contro l'economia tributaria e di bancarotta. Sentiamo il commento del procuratore facente funzioni Michelangelo Patanè e del comandante della Guardia di Finanza di Catania Roberto Manna. Tutta l'indagine si è avvalsa di procuratori internazionali in Francia, nel Regno Unito, in Svizzera, in America. E dunque un'indagine molto complessa che la Guardia di Finanza ha potuto compiere nel corso di questi ultimi anni, anche giovandosi della collaborazione del nucleo di polizia valutaria di Roma. Winjet, a partire dal 2005, era una società che presentava serissimi problemi di bilancio. Questi problemi sono stati mascherati sino all'anno 2010-2011 attraverso artifici contabili. E si è giunti poi nel 2012 all'epilogo che tutti conoscono e al concordato che oggi è ancora in fase di decisione presso il Tribunale di Catania. Ci spostiamo a Pozzallo, dove sono stati fermati 4 scafisti dopo lo sbarco di ieri. 3 di loro sono minorenni. Ci siamo offerti di condurre il gommone, avrebbero detto agli investigatori, per pochi dollari, e i libici ci hanno addestrato. Intanto continuano senza sosta le fasi di identificazione da parte della polizia. In meno di 48 ore sono stati identificati 1.500 migranti e distribuiti tra arrivi, partenze e trasferimenti. Gli studenti hanno raccolto le firme di oltre 1.000 universitari per reclamare i sussidi scippati dal governo e divenuti inaccessibili, almeno al 30% in meno, degli aventi diritto. Protesta questa mattina davanti l'ERSU di Catania. È protesta contro il nuovo ISEE varato dal governo Renzi. Stamani i rappresentanti del collettivo universitario hanno manifestato sotto la sede catanese dell'ERSU per chiedere un tavolo tecnico che possa consentire l'apertura di un nuovo bando per le borse di studio. Gli studenti hanno raccolto le firme di oltre 1.000 universitari per reclamare i sussidi scippati dal governo e divenuti inaccessibili almeno al 30% in meno degli aventi diritto, il tutto senza che la situazione economica degli studenti sia cambiata rispetto agli anni precedenti. Oggi abbiamo chiesto al direttore dell'ERSU delle risposte. Abbiamo fatto una nostra proposta che è partita sul modello di quella toscana,
o di quella dell'Emilia Romagna, in cui è stato avviato un tavolo tecnico tra studenti, ente regionale per il diritto allo studio e regione, in cui sono stati stanziati dei fondi per una borsa parallela, una borsa integrativa che è andata a coprire una parte di coloro che sono rimasti esclusi. Sabato prossimo i rappresentanti di Catania Bene Comune, Officine Siciliane, SEL, Città Insieme e Movimento 5 Stelle parteciperanno al corteo contro le mafie. Sentiamo le ragioni del Movimento 5 Stelle. Da mesi assistiamo all'inadeguatezza dell'amministrazione Bianco, dalle foto che lo ritraggono a braccetto compresso a nome della mafia, alle intercettazioni con Ciancio, allora indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. È ennesima riprova alla relazione dell'antimafia, in cui scopriamo delle infiltrazioni mafiose nel Consiglio Comunale, che coinvolgono tre consiglieri, di cui due in maggioranza. Per queste ragioni il Movimento 5 Stelle aderisce al corteo e chiede le dimissioni di Bianco e lo scioglimento del Comune. Traffico in tilt questa mattina a Catania a causa dei lavori di manutenzione di alcune strade del centro cittadino. Gli operai del comune hanno effettuato alcuni interventi di ripristino del manto stradale in via Dusmet ed in piazza Borsellino, lunghe le file di auto incolonnate per gli interventi tra le vie Porticello e Ionica, con deviazione di tutto il traffico veicolare sulla rotatoria di accesso alla piazza Borsellino. I lavori hanno interessato la rotatoria antistante la piazza, con la chiusura dell'intero sito, e questo provvedimento a traffico aperto ha creato un ingorgo. Il traffico in direzione Porta è stato deviato sulla via Ionica e sulla via Cristoforo Colombo. L'accensione di ceri di trasporto degli stessi accesi per strada è stato vietato con un'ordinanza del sindaco per le prossime festività agatine. Il provvedimento mira a salvaguardare la pubblica incolumità ed a evitare incidenti per pedoni e autoveicoli. Nei prossimi giorni di festa, il 3, il 4 e il 5 febbraio, è dunque vietato accendere e trasportare ceri accesi. E intanto, al fine di coniugare sia la sicurezza che le tradizioni della festa, l'accensione sarà consentita in alcuni siti delimitati e attrezzati in sicurezza. L'arcivescovo metropolita di Catania, Salvatore Gristina, intanto lancia un appello e ringrazia anticipatamente i fedeli. Voglio rivolgere a tutti già il grazie anticipato per l'impegno che metteremo, perché certamente tutti vogliamo avere la gioia di poter dire: anch'io ho contribuito affinché la festa si svolgesse bene, e così onoreremo Sant'Agata e cresceremo come comunità civile ed ecclesiale. Auguri a tutti. Catania festeggia il restauro dell'unica copia coeva della Natività del Caravaggio, rubato nel 1969. Si tratta del dipinto di Paolo Geraci, pittore siciliano contemporaneo al Caravaggio. Se Palermo ha esultato per il ritorno nell'oratorio di San Lorenzo della riproduzione della Natività del Caravaggio, quadro trafugato nel 1969 e mai più ritrovato, Catania festeggia il restauro dell'unica copia coeva del capolavoro rubato. Si tratta del dipinto di Paolo Geraci, pittore siciliano contemporaneo di Caravaggio, che realizzò il dipinto nel 1627, mantenendo le dimensioni dell'originale. Il quadro, che per 300 anni è rimasto nel capoluogo siciliano, è giunto alle falde dell'Etna nel 1826, grazie alla donazione del presidente della Suprema Corte di Palermo, Giovan Battista Finocchiaro, che volle regalarlo al comune di Catania. Il restauro è stato promosso dal FAI sotto la tutela della sovrintendenza e si può ammirare al Castello Ursino. La collaborazione oggi dei privati nella valorizzazione del patrimonio culturale è cosa ormai, come dire, importante e che dobbiamo incentivare sempre di più. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi ricordiamo di seguirci attraverso i giornali online di riferimento, grazie e arrivederci alla prossima. Matteo Renzi vola in Germania a fare la voce grossa.
con Angela Merkel. Aeroporto vento però, ah. Vivi l'emozione del carnevale di Acireale. Tra il barocco, tra la gente, tra i coriandoli. Riscopri il piacere del sorriso con la satira dei grandi personaggi in carta pesta. Ti aspettiamo ad Acireale il 30 e 31 gennaio e dal 4 al 9 febbraio. Divertimento assicurato!